Passiamo adesso alle vicende politiche, restano i malumori nel centrodestra. Sentiamo le impressioni dell'ex presidente della regione Michele Iorio alla luce delle ultime azioni effettuate dalla giunta regionale. L'estate sta finendo, siamo alle ultime battute, però l'estate della politica è ancora caldissima. Tra chi dice stiamo a posto, va tutto bene, e diciamo la cittadinanza non è che sia proprio tutta completamente d'accordo. Ma sì, io tra le mie considerazioni, quelle che mi hanno portato anche a differenziarmi dalla maggioranza in qualche occasione, è dovuto proprio alla consapevolezza che le cose non vanno affatto bene. Questa regione sta registrando numeri negativi e a nulla servono alcune statistiche che poi per il Molise sono falsate dal numero degli abitanti. Basta che aumenta una biblioteca che diventa la prima regione in termini di cultura d'Italia, insomma, per dire, perché il paragone spesso non regge. Ma nessuno può negare che c'è una disperazione in giro notevole, in alcune aree in maniera particolare, ma in tutto il Molise. Anche a Termoli, dove si registra sicuramente la parte più positiva dell'economia regionale, anche per diciamo il turismo, la vicinanza del mare e quante altre condizioni favorevoli, anche lì c'è molto dissenso e ci si aspettava da questa giunta regionale un cambio di passo rispetto a quella di prima. Non c'è stato, non è cambiato nulla, né nelle persone e né nei metodi. Io questo l'ho dovuto considerare, per cui ho espresso il mio dissenso. Poi c'è anche una ragione politica, sono portatore di una lista autonoma che non si è riconosciuta in nessun partito, che ha portato 5.200 voti alla coalizione per vincere le elezioni che non sono state vinte con una votazione plebiscitaria, ma insomma c'è stata una corsa all'ultimo voto. Beh, insomma, io credo che questa lista, che porta, ripeto, porta il mio nome, ha diritto a partecipare alla giunta regionale, altrimenti, si sentono i miei amici, coloro che comunque fanno riferimento a me, si sentono esclusi, come me, da qualsiasi discorso di attuazione del programma della regione. È vero che abbiamo votato un programma, ma quel programma è rimasto sulla carta. Che Qualche pentimento. se ne dica, io non sto contestando Donato Toma in quanto presidente. La scelta è stata condivisa anche da me, e non è questo il problema, e nemmeno il pentimento, perché quello che chiedo a Donato Toma è di cambiare registro. È chiaro che se lui non condivide, beh, allora comincia ad essere un pentimento, ma io spero che condivida questa impostazione.